Mehr Licht, più luce. Con queste parole, il 22 marzo 1832 si spegneva Johann Wolfgang von Goethe, una delle maggiori personalità letterarie della cultura tedesca. Più luce, esclamava prima di ispirare l'autore del Faust, e sebbene con ogni probabilità Goethe stesse solo chiedendo che gli fosse aperta la finestra, la tradizione romantica ha dato più interpretazioni di quell'espressione, sottolineando anche il particolare rapporto che Goethe aveva con il concetto di Licht, luce. Per meglio comprendere il suo legame con essa bisogna tenere in considerazione che sebbene oggi Goethe venga ricordato maggiormente per le sue opere letterarie, egli stesso riteneva invece più importanti i suoi trattati scientifici, tra cui spiccano la teoria dei colori e la metamorfosi delle piante. Ad oggi la scienza goetiana non è considerata valida dalla comunità scientifica ed è stata quindi catalogata come pseudoscienza. Proprio nella teoria dei colori, Goethe attribuiva alla luce l'origine di tutti i colori dello spettro cromatico, ritenuti frutto di una interazione fra luce e oscurità. La leggenda vuole che addirittura la sera prima della morte l'autore abbia parlato con la nuora di fenomeni ottici. Se si vuole attribuire un valore religioso o spirituale alla luce di Goethe, bisogna innanzitutto ricordare che fu ateo per quasi tutta la sua vita, salvo convertirsi pochi mesi prima della morte alla setta ebraica degli Ipsistari, un antico culto di cui, a partire dal IV secolo d.C. in poi, non si avranno più notizie. Scrive Goethe a un suo amico, Sulpice Bossuet. Non ho trovato nessuna confessione di fede a cui potrei aderire senza riserve. Ora, comunque, nella mia vecchia età, ho scoperto una setta, gli Ipsistari, che, circondati da pagani, ebrei e cristiani, dichiararono di fare tesoro, ammirare e onorare il meglio di ciò che potesse arrivare alla loro conoscenza e adorarlo nella misura in cui esso avesse un collegamento con la divinità. Così una luce gioiosa mi ha improvvisamente trascinato fuori da un periodo oscuro, poiché ho la sensazione di aver aspirato per tutta la vita ad identificarmi come un ipsistaro. Ciò comunque non è un compito facile. Difatti, come può qualcuno, nei limiti dell'individualità, arrivare a conoscere cos'è la perfezione? Il culto della conoscenza, una filosofia intensa nel senso letterale del termine, amore per il sapere, ha dunque affascinato Goethe nei suoi ultimi anni, forse addirittura nei suoi ultimi istanti di vita. Più debole si fa l'interpretazione illuminista del Mehr Licht. L'opera di Goethe difatti rappresenta un vero e proprio spartiacque tra illuminismo e romanticismo, l'anello di congiunzione tra queste due correnti letterarie e culturali. È dunque improbabile che Goethe volesse riferirsi ai lumi della ragione con le sue ultime parole. La verità è che quando lo scrittore tedesco lasciava questa terra, chiedeva banalmente di aprire la finestra. Ma volendo farsi ispirare da una delle voci più importanti della letteratura mondiale, si può interpretare il Mehr Licht come un vero e proprio invito a non spegnersi mai, accumulare sempre più luce, intesa come conoscenza, nell'impossibile tentativo di comprendere cosa può definirsi perfetto nella nostra vita.